Ciao a tutti, da Riccardo Merelli, 34 anni, il vostro life coach con la stempiatura da pazzo. Allora, oggi torniamo un po' ai vecchi tempi. Dico questo perché prima di tutto ho scoperto immane ritardo che oggi è la giornata del colore. Se riesco troverò la conferma di quello che sto dicendo e ve la metterò qui, più o meno, sì, da qualche parte. E poi perché caso vuole che un paio di giorni fa io abbia visto questo video tag dal canale di Sara che si chiama L'Angolo degli Arcani. Due parole sul canale per chi non avesse mai visto il mio canale o il suo. Non si parla solo di arcani maggiori, non che ci sarebbe stato nulla di male, però magari è un argomento che interessa a poche persone. Si parla anche di cucina, di viaggi, di video spesa che alla maggior parte delle persone piacciono. Io sinceramente guardo solo quelli di Sara e pochi altri perché in generale li trovo abbastanza noiosi e penso di aver visto solo da lei gli assaggiati e finiti, così se non sapete cosa comprare, volete assaggiare qualcosa di nuovo, potete trovarlo sul suo canale. Ma direi che dopo circa 2 minuti di presentazioni va bene così, e quindi passiamo alle domande del tag. Non taggo nessuno perché boh, i video tag secondo me non li fa più nessuno, però se rifate questo tag siate carini e mi raccomando citate il canale di Sara, che tra l'altro troverete in descrizione. Quali colori ti attirano di più? Io sono molto attratto dai colori pastello, quelli che per intenderci si mettono tante volte nelle sale di ospedale per dare un'atmosfera più tranquilla, e vi posso assicurare che funziona. Quindi non so, una parete gialla subito salta all'occhio, sarà che, come dice il mio assistente, sembra di stare tipo in Spagna o in Messico. Ti senti più a tuo agio quando indossi colori vivaci o quando colori neutri? Io devo dire la verità, colori vivaci perché? Perché sono rosso di capelli, come probabilmente potrete vedere. E quindi non penso che proprio tutti i colori neutri mi stiano bene quanto un colore vivace. Poi me ne frego e metto quello che mi pare, però ecco, dovendo scegliere sicuramente risponderei colori vivaci. Quanti tagli ci saranno in questo video? Ai posteri, l'ardua sentenza. Quando scegli i colori per abbigliamento e accessori, su cosa ti basi? Credo di dare una risposta che si aspettano molte persone, ma mi baso principalmente intanto sull'occasione, ovvero devo comprare, non so, una maglietta perché mi serve una maglietta o una camicia per andare ad un matrimonio. Certo che se è una camicia per un matrimonio mi orienterò su un determinato tipo di scelta. Se è una maglietta perché mi serve una maglietta in quanto, non so, la mia si è rotta, allora deve essere mi deve comunicare qualcosa. Scelgo in base a quello che mi comunica, della serie: ah, questa mi piace, quanto costa, c'è la mia taglia, sì, ok, perfetto, la prendo. Qual è il tuo colore preferito per abbigliamento, arredamento, automobile ed oggetti personali? L'unico colore che se c'è salta le file di solito è il rosso, perché il rosso, per chi crede al paranormale, porta via il malocchio, le negatività e tutto il resto appresso. Quindi diciamo che se c'è qualcosa di rosso, non so, vedo una fila di 10 quaderni e c'è un quaderno rosso, prendo prima quello rosso. Però invece, per quanto riguarda in particolare l'abbigliamento, mi piace molto il bianco e nero per l'eleganza e i colori pastello per i giorni ordinari, diciamo così. Arredamento non mi è mai capitato perché non ho mai vissuto in casa mia nemmeno in affitto, e automobile non mi è mai capitato perché non ho la patente e non credo di prenderla nel breve periodo. Però se un giorno dovessi comprare un'automobile e la concessionaria mi chiedesse di che colore la vuole, anch'io direi rossa. Sia per il motivo che ho spiegato prima per quanto riguarda le negatività, e sia perché, insomma, la macchina rossa è bella, punto e basta, anche se
è usatissima del 2005, tipo non ha 380.000 cavalli, la macchina rossa è sempre bella. Quale colore ti suscita serenità e quale colore invece ti suscita turbamento? Allora, i colori della serenità per me sono quelli che ho menzionato all'inizio del video, ossia i colori accesi, che non so se colori accesi o e colori pastello siano la stessa cosa, scrivetemelo nei commenti. A prescindere dai bambini malati, poverini, che non dovrebbero manco conoscerla la malattia, secondo me. Diciamo che idealmente in un reparto di pediatria, proprio dove proprio per renderlo più leggero ci sono determinati colori, dentro ci troverei i miei colori ideali per una stanza che mi susciti serenità, ecco. Spero di essermi spiegato bene, di non aver offeso la sensibilità di nessuno con questo paragone, però è quello che mi è venuto in mente. Se dovessi essere circondato da un unico colore per un giorno intero, quale sceglieresti e perché? Quando Sara ha letto questa domanda, io ho subito risposto a voce, anche se non mi era richiesto, giallo, assolutamente giallo. Potrei fare una sfida mangio cibo giallo per 24 ore, quindi volendo rispondere a questa domanda. Non credo di avere tutto giallo da vestirmi, soprattutto non ho le scarpe, ma non avrei problemi a vestirmi completamente di giallo per un giorno, né a mangiare giallo. La tua preferenza per certi colori è cambiata nel tempo o è rimasta costante? Qualcosa è cambiato, nel senso che devo dire che quando ero più piccolino non avevo tutto questo occhio clinico, diciamo, per quanto riguarda vestirmi. Ho iniziato a maturare la volontà di iscrivermi eventualmente alla scuola di operatore moda quando avevo circa 12-13 anni, però i miei non hanno voluto perché era in un altro comune. Mi è rimasto, secondo me, un certo gusto per l'abbigliamento, gli abbinamenti, tutte queste belle cose, anche se devo dire che purtroppo per come è fatta la moda mi sbizzarrirei di più su un abbigliamento indicato come femminile rispetto ad un abbigliamento indicato come maschile, fermo restando che ognuno è libero di mettersi il cavolo che gli pare. Il colore dei tuoi capelli ti piace o vorresti cambiarlo? Dunque, io sono rosso, l'ho detto prima, mi sembra, con il tempo ho imparato ad amarlo, nel senso che da piccolo ricevevo molta attenzione, forse perfino troppa per me. Ma che bei capelli, che bei capelli che hai, ma che belli questi capelli. Poi in più la gente magari ti toccava pure, il che per un certo periodo mi ha fatto anche piacere. Poi purtroppo da adolescente ho maturato la dermatite seborroica, con un impatto anche estetico sulla situazione generale, per cui ha iniziato a non piacermi più di tanto il fatto che venissero toccati i capelli, non tanto per il contatto, ma perché dovevo fare una specie di coming out. Ehi, ciao, adesso che mi hai toccato i capelli la mia dermatite scenderà, in quanto è stato molto difficile trovare una cura, e di dermatite comunque non si guarisce mai completamente, ci sono periodi sì e periodi no. Diciamo che oggi è lunedì, stasera mi lavo i capelli, e se una persona avesse pazienza, preferirei che mi accarezzasse i capelli dopo lo shampoo, perché prima magari potrebbe essere un po' più imbarazzante. Ma tornando a parlare del colore, diciamo che ho imparato ad amarli. C'è solo un piccolo problema, tra virgolette, ossia che io sono una persona molto da estate. Idealmente starei più al sole, non necessariamente al mare, ma più al sole, quel sole d'estate, con pochi vestiti, quindi non devo essere vestito come un pinguino, mi sento più libero e anche di umore migliore.
Avrei volentieri cambiato il colore dei miei occhi, non tanto perché non mi piacciono i miei occhi di per sé, quanto che li trovo estremamente comuni, mentre invece io impazzisco letteralmente per i ragazzi con i capelli rossi e gli occhi azzurri o verdi, che però statisticamente rappresentano una rarità nella rarità, soprattutto gli occhi azzurri, se non sbaglio. E quindi se potessi più che altro cambierei quello dei miei occhi, però stiamo parlando dei capelli, quindi sui capelli ho risposto. La scelta che compi riguardo ai colori è influenzata da quel... Scusate, da qualcosa in particolare? Sì, occasione, quindi se devo andare ad un matrimonio per scelta non mi vesto allo stesso modo rispetto a tutti i giorni. Per me è un esercizio di cura di sé e non un'esposizione al giudizio altrui, quindi se vado ad un matrimonio non sarò vestito allo stesso modo che tutti i giorni. E poi si va molto a sensazione, nel senso, io cerco comunque sempre di partire da un'idea, per un semplice fatto, ossia che non mi piace stare ore a scegliere i vestiti o le cose da mangiare o qualsiasi cosa da comprare. Ultima domanda, tu di che colore sei? Diciamo che quando riesco ad essere me stesso al 100% potrei collocarmi tra il giallo e il rosso, dove il rosso sta per la parte passionale, fisica, di sentimento, di espressione e di sensazione, e il giallo sta per la parte allegra, solare, appunto. Cosa che, come dicevo nello scorso video con il dottor Mario Sossi, non significa che io promuova la co positività tossica. Significa semplicemente che io sono della filosofia di abbracciare tutte le emozioni. E quello che differenzia una persona da un'altra non è tanto quanto è triste e quanto è felice nell'arco di una esistenza, ma cosa decide di fare con queste sensazioni. Credo che sia importante, come altri miei colleghi hanno sostenuto, prendere un appuntamento, tra virgolette, con le proprie sensazioni, e io credo molto nel fatto che una volta onorato questo appuntamento per un po', a meno che non ci siano particolari patologie mediche di cui non ci occupiamo in questo canale, queste sensazioni se ne andranno da sole. Il tag finisce qui, io ringrazio Sara per averlo creato e messo a disposizione di tutti noi. Se qualcuno lo vuole fare, lo può rifare e sarei molto felice di sapere nei commenti se lo avrete fatto, anche se, come ho detto all'inizio video, i tag stanno passando purtroppo un pochino di moda. Io vi saluto e vi ricordo che mentre sto girando questo video non ci sono clienti all'attivo, quindi se volete una consulenza di coaching nei temi che vi lascio nelle schede, perché in questo momento non ho dietro il link al video, mi potete contattare qui sotto oppure su Facebook, oppure su Instagram, nei link che vi lascio in descrizione. E anche se con un po' di ritardo, di nuovo buona giornata del colore a tutti. Ciao.